Siamo con Mauro Di Francesco al Carisma. Intanto, Mauro, ben trovato e come un milanese a Monte San Savino. Dunque, un milanese a Monte San Savino perché sono 25 anni intanto che vengo d'estate, in luglio, in agosto, avendo una moglie che di famiglia ha una casa tra Lucignano e Monte San Savino, più verso Lucignano. E in 25 anni come fai a non innamorarti di un posto come questo? Poi, avendo dovuto scegliere tra Milano, Roma e qua, la scelta è cascata inevitabilmente qua. È troppo bello, posti troppo belli. Poi la conoscenza con i proprietari del Carisma. E poi la conoscenza con i proprietari del Carisma, molto carini, che sono la Stefania e Maurizio, primi ad accorgersi della mia presenza qua. Ciao. E a farmi una festa in onore di Maurino. Sempre Maurino, da sempre. Perché poi io sembrerebbe Maurone, ma però ormai Maurino è rimasto. Però ecco, Maurino era anche il nome che tu portavi nei film, che poi invece è anche il nome con cui ti chiamano tutti gli amici. Gli amici mi chiamano Maurino. Maurino è nato in un programma televisivo di due stagioni che si chiamava Grand Hotel, dove il Maurino era il lift dell'albergo, che portava, lì c'erano delle guest star fantastiche, erano 86-87, i direttori erano Franco e Ciccio e Gigi Andrea, per dirti, poi c'eravamo io, Ciavarro, le guest star erano Delon, Tani Curtis, i Jefferson. Ma io me li ricordo questi programmi. Tu non te li ricordi? No, sì, me li ricordo, l'ho anche visto. Te li ricordi. E siccome c'erano delle ospiti alla Fürstenberg, ogni volta che c'era una bella ragazza da portare in ascensore, l'ascensore il Maurino l'aveva col biambio, si dice. Cioè, bloccavo l'ascensore, schiacciavo un altro bottone, si girava l'ascensore e c'era un monolocale con la bottiglia di champagne, il secchiello e un bel divano. E da lì è rimasto Maurino. Ed è da lì è rimasto Maurino il furbino. Allora, 71 film, se non vado errato. Con questo che devo... Spero che... 72 con quello che... No, 71 con questo. Ah, con questo. 71 con questo. Questo, ecco, è un film. Ne abbiamo parlato prima di iniziare l'intervista. È il film che deve uscire, che è un film che è importante perché riunisce i gatti di Vicolo Miracoli dopo tanti anni. Bravo! Grazie! Come facevi a sapere questa cosa qua? Sono informato. Porca miseria, ma... Ho studiato. Ma quante cose sa questo dottore in giornalismo? Era una battuta dei gatti di Vicolo Miracoli che era ho studiato. Ho studiato. E invece c'è un'altra storia di Jerry Calà che dopo una serata, questa è molto carina, fanno una serata i gatti di Vicolo Miracoli e tornano, dunque Diego Abatantuono faceva le luci come prima già nel preambolo di questo programma vi avevo annunciato e guidava Smaila, Diego davanti e dietro Franco Pini, Nini Salerno, nel baule imbenzinato proprio pieno carico di alcol c'era Jerry, io quattato tra gli strumenti, le chitarre, avevo una macchina, uno station wagon enorme, paletta dei carabinieri, macchina dei carabinieri, tira giù il finestrino, Smaila, facciamo i gatti di Vicolo Miracoli, questi con i mitra, non si sa perché, vanno dietro, apre il cofano, apre il baule, e c'era Jerry tutto, appena vede i mitra fa sono Jerry Calà, quello di capito e dice ma levati dai coglioni, cioè, aiuta la battuta ogni tanto. Beh, sì, sì, beh, i momenti li portano in caserma, aiuta moltissimo. Sì, però in quel momento almeno il mitra l'hanno tolto e l'hanno mandati via. Li hanno mandati via per forza.
perché devi mantenerne in 5 così, e mantenerli è difficile, soprattutto nel bar, devi mantenere 5 persone così. Hanno preferito la libertà subito. Hanno preferito la libertà. Loro sì, il film riunisce dopo 30 anni i gatti di Vicolo Miracoli in un film, li riunisce. E naturalmente uno dei pretesti per riunire questi quattro ragazzi che sono stati famosi da 40 anni, li riunisce in un ospizio, che è la location credo più adatta alla nostra età, perché degli amici si ritrovino, ognuno con le storie che ha passato, con la vita che ha vissuto, e si ritrovano lì. Io faccio il direttore di questo ospizio, ludopatico, che manda in merda, se si può dire, tutto l'ospizio, la casa di riposo Walter Chiari. E poi Antonio Catania, che invece è il manager che dirige le operazioni finanziarie perché questo non accada. Ospite guest star la Brooke di Beautiful, e speriamo che esca questo film. Perché? No, perché problemi? No, no, non ci sono problemi. Si dice sempre speriamo che esca. Perché vista la concorrenza, ci sono tanti film. A Natale ci sono quelli americani e quelli italiani, Ozzalone o Aldo Giovanni e Giacomo e i soliti. A gennaio ci sono quelli che non sono andati al posto a Natale. Quindi penso che entro la fine di gennaio, i primi di febbraio, il film uscirà. Io ho visto le foto che hai postato nel tuo profilo e a qualche commento, credo che sia stato, oltre che un momento di lavoro e anche di ritrovo tra amici, anche un momento ludico. Sì, ludico cosa vuol dire? Nel senso che ludopatico, sì, che ludico, no, era sì, un momento... No, ma volevo vedere se lo sapevi. Era quello. La scusa, volevo vedere se lo sapevo, era la scusa per chi non sa le cose. Perché, no, non è una scusa, volevo vedere davvero se lo sapevo. No, non è una scusa. Dicevo, oltretutto era anche un momento ludico nel quale vi siete anche divertiti nel girare questo film. No, ti spiego. Perché c'erano 45 gradi, l'abbiamo girato tutto a Formello, quindi metà film all'esterno con 45 gradi, un caldo pazzesco. Quando entravamo all'interno, per la presa diretta, per le cineprese, non va bene il rumore dell'aria condizionata. Quindi abbiamo girato senza aria condizionata all'interno di questa cosa qui. Quindi per quello che ti dico no, e per quello che dico spero che esca. Perché è stata una faticaccia. Perché è stata una faticaccia enorme, una grande fatica è stata, è vero. Poi dopo però c'è sempre Lucignano, Monte San Savino, dove ci si riposa. Poi venivo qua il sabato e la domenica, poi con mia moglie, con la mia famiglia, e l'aria e la vista delle colline toscane. Per uno che è nato a Milano, in una città che tutti viene, è il simbolo della nebbia, dell'attivismo, eccetera, poi ritrovarsi in posti come questi dove c'è la tranquillità, il sole, perché poi... È quello che volevo, era quello che cercavo io. È stato amore o interesse? No, amore, l'interesse qui, interessi non ce n'è. No, interesse nel senso, lei sta a Lucignano. Quello volevo. No, interessi non ce ne sono, è solamente amore per questi posti. È stato certo, l'impatto è stato dalla città alla campagna, i primi 2 o 3 mesi sono, ma Stefania mi ha aiutato a superare questo momento facendo la festa per me, è per questo che sono ancora qui a ribadire questa cosa. Noi abbiamo parlato del Mauro Di Francesco attore, però c'è anche il Mauro Di Francesco scrittore. Sì.
però è meglio non parlarne perché ho venduto le copie a mia mamma, mio papà e mio fratello, quindi sono tre copie più le copie che ho dato agli amici. Quelle regalate. Del primo libro è meglio non parlarne. Sì, però il primo libro è nato in un momento un po' particolare, che è stato anche sfortunato come uscita e come promozione. Sì, perché è nato in un periodo dove, lì ne abbiamo già parlato, sì, con te, certo. Prima è stato fatto subito il trapianto del fegato e non ho avuto il tempo di fare la promozione. La promozione è stata fatta tardi e il libro non è andato. Già non vanno bene quelli bellissimi di libri, poi questo è il primo, quindi un libro di racconti, è andato così come doveva andare, perché chi è molto più bravo, chi è molto bravo e più bravo di me vende più, ha venduto più di me, quindi evidentemente non sono bravo come quelli che hanno venduto più di me. Non è riconosciuto al momento come scrittore? No, beh, ma sai, il primo libro, se mai, adesso è appunto che ho paura di scrivere il secondo. Dicono, tanto mi dà il primo, chissà il secondo. Però il secondo già è in una fase di gestazione. Sì, però c'ho un anno di tempo per scriverlo. Mi hanno dato gli editori un anno di tempo per scriverlo. Che siamo verso la fine del prossimo anno del... Sì. A ottobre, prima di Natale, entro Natale dell'anno prossimo. In questo caso saranno racconti oppure cose diverse? No, in questo caso sarà un romanzo unico, tosto, abbastanza non autobiografico, perché non mi piacciono e non mi piace piangermi addosso per parlare dei fatti miei. Le mie storie me le tengo per me. E le storie dei miei amici le tengo per loro, quindi non mi piace, niente, è un romanzo. Un romanzo dove i fatti, diciamo, però vengono riportati. Sono totalmente scollegate dalla vita, assolutamente. Tu sei tifoso milanista? Io sono milanista, da quando avevo 7 anni. Mi dicevi che però ora la lontananza e la vicinanza, qua dovrai trovare una squadra, e ancora sei indeciso. Dovrò trovare un'altra squadra, la seconda squadra. Perché logicamente il cuore... O la Fiorentina, perché siamo in Toscana. Sì, però la Fiorentina c'è un problema, Serie A, Fiorentina, Milan, bisogna trovare una squadra che non abbia un conflitto di interesse. O l'Arezzo. O il Lucignano, che dovrebbe essere, perché io sono residente a Lucignano, o il Monte San Savino, in concorrenza, che ha avuto Sarri, che ha avuto... Però, insomma, adesso vediamo un po'. Anche Arezzo ha avuto Sarri. Arezzo, a livello di allenatore, Arezzo ha avuto Sarri, Conte, Cosmi... Ah, insomma, è una squadra Cabrini, di tutto rispetto. Sì. Va bene, allora darò rete ai tuoi consigli e forse terrò l'Arezzo. Adesso vi saluto, ci salutiamo, ringrazio il generale Stefano, ringrazio te, ringrazio Stefania e Maurizio del Carisma, ringrazio tutti i Savinesi e basta, i lucignanesi. Gli abitanti di Lucignano. Gli abitanti, è meglio, più facile, gli abitanti di Lucignano. E un bacione particolare a questa meravigliosa creatura. Federica. Ciao, grazie, alla prossima. Io però devo salutare te perché sei tu che ci hai fatto un gran piacere. Vuoi darmi un bacino? Dammi un bacino, dai. Dai, bravo, bella gioia.